Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? State bene? Mi piace questo nuovo look, eh? Beh, mi sembrava giusto che ogni tanto voi vedeste i miei occhi verdi, perché insomma anche loro hanno diritto di essere visti ogni tanto. E l'Italia è nella morsa del caldo? No, scherzo, si sta molto bene. È una bellissima giornata di sole che a Milano, ieri abbiamo avuto un po' di pioggia che ha rinfrescato, per cui il tempo, diciamo, è sopportabile. Oggi si verifica un fatto molto importante, e cioè che vado a farmi il richiamo alla seconda dose del vaccino. Immagino che sarà ancora Arzachena, quello mio sardo. Lo chiamo Arzachena io, vabbè, AstraZeneca. E quindi completo la mia serie di vaccinazioni, raccomandandovi anche voi di farle, ovviamente. Ricordo che l'ha fatto mia mamma, già tutte e due le dosi. Ciao mamma, un abbraccio come sempre, so che mi guardi tutti i giorni, lo so che sono magari un po' ripetitivo in questi saluti alla mia mammetta, ma dovete sapere che lei è chiusa in casa con una bravissima badante, la Yuba, è a Verona, quindi insomma le fa piacere questo mio saluto. Bene, chiuso la parentesi, andiamo appunto a ricordare che oggi farò questo vaccino, una cosa che raccomando a tutti. Mi ha fatto molto piacere vedere che molti personaggi dello spettacolo e o presunti VIP si sono messi in piazza per dare il loro contributo alle vaccinazioni. Perché sono importanti le vaccinazioni? Perché queste ci consentiranno di poter continuare a fare il nostro lavoro. Cioè, se non ci si vaccina aumenteranno i contagi, si ritornerà al lockdown, si ritornerà a essere carcerati e reclusi. Non lo vogliamo assolutamente. È così difficile da capire questa cosa? Non lo so. Mi sembra una cosa talmente, come avevo detto, la palissiana, messie della palis, che non merita altro tempo. Allora, domani poi ci sarà la partita dell'Italia. Devo dirvi che tra tutte le squadre che avessimo dovuto incontrare, quella che preferivo non incontrare era sicuramente la Spagna, perché ha una tradizione importante, perché ha già vinto gli europei, perché ha già vinto un mondiale, perché di sì. Ed è una squadra dai cui ci si può aspettare qualsiasi cosa, quindi secondo me se passiamo la Spagna abbiamo possibilità di vincere l'Europeo. E quindi domani saremo lì tutti quanti incollati davanti al televisore. Personalmente sto guardando, prima di dirigermi al Hub Center, sto guardando Berrettini, che mi pare abbia cominciato molto bene il suo ottavo di finale a Wimbledon, ed è un grande campione e penso che sarà il nostro vessillifero per quello che riguarda le imprese tennistiche. Speranza non si sbilancia, ma Mortimer sappiamo com'è fatta. Prima di dire che le cose vanno bene, non so quando lo dirà, penso che non lo dirà mai. Probabilmente lo dirà quello che prenderà il suo posto, perché prima o poi verrà scalzato sicuramente. Qualcuno gli farà le pulci su come si è comportato, ma non sarò certo io. Io ho altri interessi, come quello di andare per esempio dopodomani a Vigarano Mainarda, dove c'ho una bellissima serata, uno spettacolo, cena spettacolo, e quindi per me per il momento gli interessi sono rivolti a questo tipo di occupazione, diciamo così. Figliuolo mi sembra in gamba, tutto va secondo i criteri, i giornali vogliono sempre essere tragici dicendo che non ci sono i vaccini. Non è vero, i vaccini ci sono e andiamoli a fare, perché appunto, come ripeto fino allo sfinimento, sono fondamentali per la sopravvivenza della nostra gente e di noi stessi. E adesso non posso fare altro che augurarvi una bellissima giornata, ricordandovi il mio libricino che torna in prima pagina, allora in premier cru, il carroccio, scusate, il carroccio
in uso nel Medioevo nei comuni italiani, era un grande carro trainato da buoi e costituiva il centro dello schieramento in battaglia. La campana che dava il segnale del combattimento sul carro si chiamava martinella, come viene chiamata ancora oggi la campanella della Camera dei Deputati. Quindi la campanella della Camera dei Deputati ha lo stesso nome che aveva la campanella che stava sul carroccio, che si chiamava appunto martinella. Beh, insomma, in qualche modo allora il carroccio di cui tanto si parla quando si vuol parlare della Lega, diciamo, ha segnato un momento importante della storia di noi italiani, famoso l'epoca dei comuni, che fu un periodo molto buono, molto valido, un po' quello che verrà tra un po', quando finirà la pandemia. Buona giornata.